Travaglio, il libro possibile è Scemi di guerra. Chi sono questi scemi di guerra? Siamo noi? No, sono quelli che tra noi credono alle scemenze che ci hanno raccontato sulla guerra, e cioè che ci conviene armare sempre di più un paese in guerra che non è nostro alleato, coinvolgerci sempre di più in un'escalation che non ci riguarda, perché quello è un conflitto territoriale come tanti ne abbiamo visti in questi 80 anni nei quali non ci siamo mai mischiati, salvo quando gli aggressori eravamo noi o partecipavamo anche noi alle aggressioni come in Iraq, in Afghanistan, in Serbia. In Libia. Perché secondo lei c'è tutta questo odio nei confronti dei pacifisti? Perché non viene riconosciuta la pace come un valore universale? Vengono chiamati finti pacifisti. Come facevano i fascisti. Come se i veri pacifisti fossero quelli che vogliono le armi e la guerra. I pacifisti sono i veri pacifisti, vogliono un negoziato, non sono stupidi. E tra l'altro la loro posizione è molto più simile a quella di grandi militari, grandi diplomatici, anche figli di mignotta come Kissinger, che si sono resi conto del rischio che sta correndo il mondo e in particolare la nostra Europa. Io capisco che in America e in Inghilterra ci sia qualcuno che vuole far durare per sempre questa guerra, a loro conviene così, siamo noi che non abbiamo alcuna convenienza a una guerra lunga, avremmo dovuto fare di tutto per impedire che scoppiasse, dicendo chiaramente che l'Ucraina sarebbe rimasta neutrale e non sarebbe entrata nella NATO e costringendo il governo ucraino a dare l'autonomia al Donbass come si era impegnato a fare in due accordi a Minsk, e dopo che è scoppiata avremmo dovuto batterci come un solo uomo per farla finire al più presto con un compromesso territoriale e un negoziato. Il fatto che siamo a rimorchio degli americani è inspiegabile, perché dal punto di vista degli americani la guerra serve a spaccare, a dividere l'Europa dal mercato russo e in futuro dal mercato cinese e trascinarci anche in una guerra contro la Cina. Ma questo è l'interesse degli americani, non è l'interesse nostro. Per la prima volta dopo 80 anni l'interesse americano è opposto all'interesse europeo. Dell'altro giorno la notizia che gli americani daranno all'Ucraina le bombe grappolo. Sì. È aberrante. Tutta l'Europa, compresa la Gran Bretagna, compresa la Meloni, compresa la Spagna, la Francia e la Germania, hanno detto che non si deve perché sono armi proibite dall'ONU. Ma le armi a grappolo stanno diventando come le armi all'uranio impoverito. Quando le usano gli altri sono brutte e cattive, quando le usano i nostri sono petali di rosa. Come pensa che finirà? Non ne ho idea. Faccio un prego.